Animale Animale, bentornati in questo nuovissimo video. Questo vlog è stato registrato all'insegna della settimana del film che uscirà al cinema il 28 marzo, Ready Player One. Un'esperienza assurda. All'interno del video ci sarà la parte backstage della registrazione del video che trovate sul canale di FaviJ, il link è in descrizione. La prima al cinema che abbiamo visto insieme e ovviamente la parte più bella, l'incontro con Steven Spielberg. Ovviamente ringraziamo Warner per questa grandissima opportunità. Mi raccomando, guardate tutto il video fino alla fine perché è unico e buona visione. Siamo qua agli studios per registrare Ready Player One, quindi non siamo in cucina con i mates, ma siamo in registrazione con i mates. Stefanino si sta facendo un bel caffettino. Questa roba da pirata. Sei l'amico di Slot? Vengo direttamente alla nave. Andiamo a cercare Slot. No, Slot non mangia coffee, solo cioccolata. Cosa stai facendo, Ste? Hai detto solo coffee? Cioccolata! Cosa c'hai in mano? Vabbè. Ma dove stai andando? Ti giuro non l'ho aperta io la porta. Ragazzi, c'è la porta che si è aperta da sola. E chi ci sarà dentro, Giulia Penna? Mica fuori le coglioni! Giulia. Chi è che mi ha mandato la macchina fotografica? Mi ho visto! Non mi metterò paura! Stupido! Ma una sedia non ti copre, sei un ciccione! Papà ha trovato Slot. Ha trovato Tudor, raga. Ma non è Tudor. Tudor, preparami la carbonara. Surri. Ma che Surri. Ti vedo un po' strano. Stavo provando a vincere qualcosa su Fortnite. Le proteine non ti hanno fatto bene, andiamo. Papà, c'è Surri che non si sente bene. Fagli la respirazione bocca a bocca. Ma la respirazione bocca a bocca. Papà non si sente bene. Surri. Surri, dai che c'hai preso colore, dai. Torna in vita, bello! Torna in vita, bello! Che cazzo fai? Zio, c'eri morto davanti a quel videogioco, non fa bene. Ma che cacchio volete? Ah! Stefano, ti avevo detto di starci un attimo a bada, è tornato così. Ho capito, ma imboccalo! E poi non si sbadiglia così con la bocca aperta. Ho belle ossa, perché ti voglio bene, ti do un bacino. Vai. Ma è lui che comunque... Ah, un bacino. È ora di creare la giusta atmosfera. C'ho ancora la cioccolata. Stefano! Sento la presa. Stefano! Non sei affidabile. Qual è il tasto di accensione? No, no, è solo per creare l'atmosfera, Giuse, non preoccuparti. No, stai esagerando, Sasha. Ma no, a me non sembra abbastanza. Sasha. Vabbè, almeno l'hai incastrata. Ok, io direi... Ehi, hey, alleluia! Giulia! Surri, ma Giulia che problemi ha avuto? Grazie. È diventato un lampadario. E chi è più vecchio, il dinosauro? Sondaggio di Instagram. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ma che cos'è? Balla. Tutti i trapper d'Italia dovrebbero prendere da questa roba, braccio, braccio. Sembra l'acqua gym. Braccio e salto. Ok, per oggi abbiamo finito e adesso tutti insieme andiamo all'anteprima del film. Siamo arrivati al cinema, ovviamente si deve mangiare perché se è un bel film bisogna guardare per forza mangiando qualcosa. Ste, famo quello big? De che? Di popcorn. Uno big a testa. Ah, uno big a testa? Certo. Quello ci fai i castelli di sabbia con qualcosa di... Te che popcorn prendi? Piccolo grande? Piccolo. Che piccolo? No, no, ti piace piccolo. Il popcorn. Lorenzo si è preso il salsicciotto. Ho preso di tutto, ho preso ragazzi. Ma troppa fame. E tu Surri cosa hai preso? I nachos. Vabbè, i tuoi nachos saranno miei perché ti spengo. Psh, off. Ciao. Dai, sono fuori dalla casa questi. Grazie. Ciao. Vieni, andiamo in tana.
Raga, oh, mi sa che ho sgravato, sono troppi popcorn qua. Surri, la regola era: io ti prendo e ti pago i nachos, tu prendi i posti migliori. Non sono i posti migliori, siamo attaccati al muro. Sei arrivato in ritardo. Ma, che... Ma tu dovevi prendermi il posto? Io sono arrivato due minuti prima di te. Ti odio. E fammi perdonare. Ma questi li ho pagati io e sono miei. Niente. In realtà non fa così schifo la vista. Indietro, sono 4 anni ero passato in quella nuova. Su già da vuoi, ti faccio un po' di match. Dai, su. Ma dai, torna a guardare il film. Sai cosa vuoi? Si inizia. E adesso è finito. Assurdo. Davvero, davvero troppo bello. Ma la parte bella non è soltanto il film, quello che vedrete tra poco. Andiamo a incontrare Spielberg. Siamo arrivati, spero ci riceverà. Ovviamente gli parlerà Surri perché è l'unico che spizzica bene l'inglese. Quindi al massimo che farò tipo quello là. Cercherò di parlargli un po' a gesti e basta. Quindi vediamo un po'. Questi incontri mi mettono ansia, quindi devo mangiare. Il problema è che abbiamo ordinato in un posto dove la roba costa tipo un rene, infatti lui ha pagato con un rene, lui ha pagato con un braccio, io con un gomito, tanto un gomito può anche non servire. Sei spremuta da 20 sacchi, se... Ma prima ci sono i gattini! Ciao gattino romano, come stai? Come ti chiami? Romeo, il capo del Colosseo? Piccola! Piccola! Ma diciamo, tu sei bello addormentato, sei! E tu non vuoi incontrare Steven? Lo vuoi incontrare Steven? Non vuoi solo le coccole? Mamma mia! Devo cercare di esercitarmi un po' con l'inglese. Hi Steven, my name is Sasha. Sasha. Steven Seagal. Your film is very... Your movie is very... Your movie. So... Basta, grazie. A posto. Ma cosa vuoi di più dalla vita? Un lucano? Thanks, milady. Thanks. Se io faccio 100 il tempo... Oh, è arrivata anche la piadina. Non ho mai visto una piadina così ben imbandita. Tu, allora, con cosa paghi? Lui ha pagato con un rene. Sei on the count of Steven Spielberg. Ah, paga lui? Ah, it's okay, it's okay. Thank you. Ma lo sapete che avete ordinato la metà del posto di più in tutta Roma? Vabbè, paga Steven, no? No, paga Steven. È arrivato. Eccolo col mantello dell'invisibilità. Ciao Steven. Ragazzi, sta facendo una lampada. Si sta abbronzando, Giuseppe. Cos'è successo? Esci. Esce che vede i draghi. Ma in Vegas. Anima. I had hair like that once. Like that, I had. Oh yeah. Yes. I don't. You have good hair. Yeah, good. Thank you. Yes. This is Mates. This is our brand. That's your brand. Yeah. Oh, fantastic. So yeah, we had the chance of viewing a movie interview. We loved it. So thank you. And we wanted to ask you a couple of questions. First question about Ready Player One. Which was the scene that was the hardest to direct? The hardest to direct was the battle between Mechagodzilla and Gundam. Okay. And then Mechagodzilla and Iron Giant. That was the hardest to direct. Okay, wonderful. And then looking back at your career, it was awesome. Which was the movie that you loved the most? Ooh, that's hard. Okay, here's a good answer to that question. The movie that I loved the most, because the movie inspired me to be a father for the first time and have my own children, was E.T. Okay. Because I became the father. I was not married and I had no kids when I made E.T. Okay. And I became sort of the dad of those kids. So that was the first time that God was inspired to be a father. Okay. And the other movie that's the most important movie for me that did the most work, good work in the world, was Schindler's List. Okay. What's that? Show you mine? Yes. Possibly a photo? Yes. Yeah? Okay, got the camera right there. Bam. Come on, guys. And mates, we're all mates now. Yeah. We're all mates. That's how I feel. La Quinta Sala de Mates. I don't even know that. I feel like La Quinta Sala de Mates. Be
Bene ragazzi, ho fatto progressi. Gli ho stretto due volte la mano e gli ho detto thank you. Sono proprio bravo in inglese. Comunque a parte gli scherzi è stata veramente un'esperienza unica. Anche se è durata circa 2 minuti probabilmente, quindi niente. È già tantissimo che ci ha dedicato del tempo ed è stato veramente veramente figo. Ok, siamo arrivati a casa, volevo ancora cercare di capire quello che è stato questa giornata perché è stata davvero davvero assurda, un'esperienza incredibile che mi è piaciuta davvero tantissimo. È stato assurdo tutto e veramente veramente piacevole. A te è piaciuta Jack? Mi dispiace che se non ti ho portato giù a Roma. Comunque animali animali, questo vlog può concludersi qua. A me non resta altro che ringraziarvi, salutarvi e dirvi che siete i migliori per essere arrivati fino in fondo. Vi potete iscrivere al centro, guardare altri miei due bellissimi video e lati e noi ci si becca ad un prossimo video. Stay angry, stay animals.